Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qua in un nuovo video. Oggi andremo a fare una teoria che andrebbe a spiegare che cos'è la D nel cognome di alcune persone. Per chi volesse andare direttamente alla teoria, lascerò qua sotto voi il minuto in cui parte la teoria. Ma prima vi volevo dire una cosa riguardante il titolo. No, non è clickbait. È successa una cosa praticamente. Io, comunque se non lo sapete, la maggior parte delle teorie o comunque anche le recensioni che fa Valerio su Dragomon le abbiamo scritte prima tutte in un sito che le lasciamo sempre in descrizione per chi ci volesse andare. È qualche mesetto, molto mesi fa, precisamente il 16 dicembre 2016, scrisse una teoria su che cos'era la volontà della Dio. Andai a creare un'immagine dove racchiudeva tutti i personaggi della Dio. L'unico che manca è Howard Isauro, perché le foto che c'erano su internet non erano tanto buone per fare queste immagini, quindi non l'ho mise. Tutto qua. Qualche settimana fa, qualche giorno fa, andai sul sito One Piece GT, che penso conoscete tutti perché è uno dei siti che parla di One Piece in modo più aperto, uno dei più visitati. E comunque c'era una teoria che riguardava la D. Allora, la apro e inizio a leggere. Leggo, finché a un certo punto trovo un'immagine. Questa immagine era praticamente quella immagine che avevo creato io nella mia teoria. Quando l'ho vista, però, è stata una grande emozione per me, perché un lavoro fatto da me è stato scelto in una piattaforma così ampia e così conosciuta. E questo è stato molto bello per me, mi sono sentito molto felice e ho visto che il mio lavoro è apprezzato anche da tante persone. E quindi questo è stato un motivo per me per spronarmi ancora a continuare. E quindi da un sito piccolo, possiamo dire, dove siamo partiti, ora io e Valeria abbiamo questo canale che ci sta dando molte soddisfazioni. Quindi volevo ringraziare tutti voi per darci la vostra fiducia a guardare i nostri video e ringraziarvi ancora. Detto questo, possiamo iniziare la teoria. La D. Questa D, ma che cosa vuole dire? Che cosa significa? Intanto sappiamo che non tutti i personaggi dell'anime, del manga hanno questa D. Ce l'hanno solamente alcune persone. Precisamente 9 persone, di cui precisamente 9 persone, di cui 4 sono morte e 5 no. Ce l'hanno, diciamo alcuni nomi, ce l'hanno Roger, ce l'ha Ace, ce l'ha Luffy, ce l'ha Garp, ce l'ha Dragon e anche la mamma di Ace, ce l'ha Howard Isauro, ce l'ha Law e ce l'ha anche Barba Nera. Questi sono i personaggi. Ma questa D, che cosa significa realmente? Io penso significhi dinastia. Perché proprio dinastia? Perché questa D si tramanda da padre in figlio. È una D, possiamo dirla, è un carattere ereditario, se vogliamo dirlo così. Anche perché se notiamo, molti personaggi che hanno questa D hanno anche delle caratteristiche simili. Una di queste è che prima di morire tutti hanno fatto un sorrisetto, come se ci stessero beffando. Ma andiamo in ordine. Questa D quindi diciamo che si eredita, quindi passa da una generazione a un'altra e via così. Ma il primo di questa generazione, secondo voi chi può essere? Il primo che ha fatto ereditare questa D? Secondo me è proprio Joy Boy, che fece una promessa alla principessa Poseidon, che come sappiamo tutti non è riuscita a mantenere. Quindi magari questa promessa molto importante per farla avverare ha dato, diciamo, questa D a tutti i suoi discendenti in modo tale che potessero appunto esaudire questa promessa. Sappiamo che non tutti possono esaudire questa promessa, come ci dice appunto Barba Bianca, dicendoci che Teach non è la persona che Gold Roger aspettava. Però
Infatti, secondo me, Roger era quello che poteva compiere questa promessa, ma essendo malato non è riuscito a completarla. E quello che sta aspettando molto probabilmente sarà Luffy. Ora vi starete chiedendo, ma allora se si tramanda in generazioni, perché hanno nomi diversi? Perché, come sappiamo, Joy Boy è vissuto 800 anni fa rispetto alla narrazione attuale. Quindi avrà avuto dei figli e questi figli si saranno messi con altre persone che poi avranno modificato a loro volta il cognome. Ecco, ho spiegato perché appunto hanno cognomi diversi. Ma una cosa, diciamo, che mi fa pensare è perché quando, diciamo, questi portatori della D, come abbiamo visto, prima di morire hanno un piccolo sorrisetto, come abbiamo potuto vedere con Gold Roger o anche con Ace. Questa cosa però non l'abbiamo vista con Teach. Ma perché? Quando Barbabianca lo stava uccidendo, perché Teach non ha avuto questo sorrisetto? Infatti, come possiamo vedere, abbiamo visto pure Luffy quando stava per essere ucciso da Buggy. Secondo me, prima di morire, ora stai qua, prendetela con le pinze, i portatori della D, diciamo, capiscono un po' tutto, nel senso capiscono cosa sia la loro D, qual è stato il loro viaggio, se hanno fatto ciò che volevano, e quindi in un certo senso fanno un resoconto di tutto quello che hanno visto, che hanno vissuto, e che li rende, diciamo, in un certo senso felici. E appunto li fa capire anche perché magari non sono loro i prescelti, o comunque anche perché hanno questa D nel cognome. Ora, magari lasciatela stare quest'ultima parte, ma comunque secondo me questa D è una D che si eredita, magari da Joy Boy sia stato il primo, e che appunto ci vuole far capire che hanno da compiere questa promessa che è stata fatta appunto da Joy Boy. Ora ragazzi, la teoria è finita. Io nel link vi lascerò sia il link della teoria che abbiamo fatto sul sito e anche quella di One Piece GT, magari se ve la volete andare a leggere. Io vi ringrazio ancora una volta e niente, passate sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!